la crescente minaccia della guerra nel 1938 stimola Mondrian a trasferirsi a Londra su invito del pittore Ben Nicholson. Vive nel quartiere di Hampstead. Porta con sé pochi oggetti personali e nessun quadro. Due anni dopo, da Parigi, si farà poi spedire tutte le sue tele e l'amato grammofono. Espone alla London Gallery nel 1939 composizione numero 1 grigio e rosso, insieme a Kokoschka e Gabbo. In seguito espone anche alla galleria di Peggy Guggenheim. A settembre del 1940 iniziano i blitz aerei su Londra. Quando una bomba scoppia nel cortile adiacente al suo appartamento, Mondrian decide di trasferirsi repentinamente negli Stati Uniti. Con l'aiuto di Holtzman, il 3 ottobre è a New York. Abita in un appartamento al 353 della 56esima strada. Riprende con entusiasmo la sua attività, allestisce il suo atelier alla solita maniera. Per Mondrian ora inizia una nuova fase. Mette da parte la visualizzazione dell'utopia di una società regolata dall'equilibrio e dalla bellezza. Le opere del periodo americano, le tele New York City del 1942, Brody Boogie Woogie e l'incompiuto Victory Boogie Woogie, interrompono l'immobilità del logos mondrianeo. Lo spazio si frantuma, le linee scompaiono, i piani si moltiplicano. Mondrian si fa coinvolgere dal ballo di moda e molto trascinato dal boogie woogie che Holtzman gli fa ascoltare al Café Society Downtown. Qui suona il boogie woogie trio di Albert Hammonds, Meat Looks Loose e Pete Johnson. Broody Boogie Woogie e Victory Boogie Woogie sono ispirati alla vita caotica della metropoli americana, di cui sembrano rendere il ritmo convulso e pulsante. Lontano dal vecchio continente sconvolto dalla guerra, Mondrian vede nell'America un mondo nuovo, intelligente e civile. Il pittore partecipa alla vita newyorkese e incontra una serie di esuli europei come André Breton, Fernand Léger, Marcel Duchamp e i vecchi amici Molinach e Alexander Calder e Max Ernst. New York City. New York City 3, opera incompiuta. New York Boogie Woogie. Sono tre opere di Mondrian in cui l'artista olandese si concentra sulla ricerca di una superficie in cui le linee distruggono la realtà ottica dello sfondo. New York City, olio e strisce di carta dipinta su tela. Mondrian è affascinato dal nastro adesivo comparso in quegli anni, così riesce a creare più rapidamente i suoi quadri. L'immagine che vediamo è uno schizzo eseguito con nastro adesivo. Alcune opere sono rimaste a questo stadio, mentre altre sono state sviluppate come in New York City del 41, olio e strisce dipinte su carta. È un'opera ispirata, una vera visione che percepiva dalla finestra del suo atelier di New York. Broody Boogie Woogie. 2. Scompare la linea nera, sostituita dal giallo. L'immagine è dinamica, sembra in movimento. I quadratini appaiono luminosi e vibrati sullo sfondo bianco della tela. Alle caselle più piccole corrispondono, sparse sulla tela, le campiture più grandi di rosso e blu, che appaiono più fisse rispetto alla stesura ritmica dei vari quadratini liberamente disposti sullo sfondo. L'opera possiede una sua autonomia cromatica definita dai colori che lo delimitano. Ogni elemento di questa pulsante composizione è stato dipinto da Mondrian
con una pennellata diversa, seguendo una direzione verticale o orizzontale per permettere a ogni modulo un dialogo differente con la luce che la materia assorbe. I quadratini, come tessere di un mosaico, sono di colori contrastanti, rosso, blu, gialli. Definiscono il percorso visivo e percettivo, mai basato nell'opera intera di Mondrian su una costruzione geometrica, su una definizione a priori, matematica. Victor Boogie-Woogie. La tela rimase incompiuta per la morte dell'artista, scomparso il 1 febbraio del 1944. Ridimensiona gli ampi spazi vuoti, riprende il tema della losanga. La tela è costituita da una fitta griglia di rettangoli e quadrati, creando un ritmo sincopato e un intenso effetto che anticipano l'optical art degli anni 60. Osserviamo appunto un'opera di Vasari. Il risultato complessivo è di eccezionale vitalità e dinamismo. Dal geometrismo impazzito delle opere degli anni americani si giungerà alla disperazione fulgida e sublime di Pollock. Dalla pittura sintetica, in cui semplicità e chiarezza si rivolgono alla ragione, Mondrian è passato a una pittura analitica in cui l'indeterminatezza dell'immagine rende incerta la sensazione ed ostacola la chiarezza della comprensione razionale. Ciò equivaleva a negare proprio quei principi che egli stesso aveva faticosamente elaborato lungo il percorso verso l'astrattismo. Concludiamo con le parole di Palma Bucarelli, che ebbe il merito di far conoscere meglio l'opera di Mondrian in Italia. Cercando di attingere la realtà universale, abolendo l'individuale, l'istintivo e perciò l'egoistico, l'arte di Mondrian viene ad assumere così anche un significato etico e umano. Le sofferenze, gli sconvolgimenti causati dalla guerra mondiale, il sovvertimento dei valori che avevano retto fino allora la società, contribuirono certo a confermare nel suo spirito riflessivo la meditazione intorno a una drammatica condizione umana, che gli parve di poter riferire al prepotere dei sentimenti soggettivi, alle diverse apparenze della realtà, quali cause prime del tragico della vita. Liberando le cose dai loro limiti ingannevoli, ritrovando il senso di una realtà comune più vera, si può dunque liberare gli uomini da quell'angoscia che sembra essere il fatale appannaggio della vita moderna. Così, l'opera di Mondrian, lungi dall'essere fredda e distaccata, vuole essere invece un messaggio di fiducia e nell'affermazione di un possibile equilibrio, perfino di felicità. Il grande utopista vuole offrire agli uomini la certezza di un ordine nel caos delle apparenze, causa prima del disordine e dell'infelicità. Di cui il valore sociale dell'arte di Mondrian e il suo naturale inserimento nei moti profondi del mondo moderno, meccanico, industrializzato, in cui la tecnica, il numero, la quantità hanno nuove e dominanti funzioni, ma che non per questo può cessare di essere umano. Un quadro di Mondrian è la forma artistica del mondo moderno. Non si può esprimere con maggiore purezza il nostro ritmo di vita, questo tempo attuale, che ha una sua propria bellezza e valore che, come al solito, gli artisti sono stati i primi a rivelare. Perciò, un quadro di Mondrian non vuole essere una cosa da contemplare da lontano, estranea, superumana, ma vuole essere anch'essa un oggetto da usare, da inserire nella propria vita, un aiuto agli uomini per capire se stessi e il mondo che li circonda.